le intercettazioni del ROS dei Carabinieri registrano nel volgere di pochissimo tempo tutte le manovre di pressione, di accordi, di persuasione, di promesse, di blandizie, di minacce velate, eccetera, che portano come conclusione la nomina di una serie di personaggi che poi vedremo asserviti agli interessi dell'organizzazione ai vertici di una delle aziende più importanti di servizi a Roma, che è AMA S.p.A. perché il 4 marzo del 2013 viene nominato nel consiglio di amministrazione un legale con un provvedimento firmato dall'ex sindaco Alemanno, e questo legale è un soggetto che viene sostanzialmente indicato e scelto dall'organizzazione e da Carminati stesso. La stessa cosa avviene per la successiva nomina del direttore generale di AMA, e la stessa cosa avviene per il dirigente di una delle strutture operative di AMA. Ma l'attività di lobbying finalizzata a collocare in luoghi decisionali personaggi comunque vicini all'organizzazione o comunque con le quali l'organizzazione è in grado di interloquire e di dialogare utilmente arriva persino alla nomina della presidenza del presidente della commissione trasparenza, ovviamente, del Comune di Roma,